Signore e signori, buonasera e bentornati. Io sono Lex e oggi volevo andare a parlare di questo, che è un sondaggio che non vi ho posto a caso, ma che nasce da una riflessione che stavo facendo in questi ultimi tempi su quanto effettivamente la nostra vita sia legata a stereotipi che noi abbiamo sul mondo che ci circonda. In realtà, quando vi ho posto il sondaggio, mi aspettavo di ricevere una netta maggioranza di no. Perché? Perché è socialmente inaccettabile il fatto di avere stereotipi e quindi mi sarei aspettata che appunto tante persone andassero a rispondere in base a quella che è la norma sociale, ovvero il no, io non ho stereotipi, non si usano stereotipi perché non si devono utilizzare, è una brutta cosa, ci scagliamo tutti a fare l'eroe contro questi stereotipi per cui non possiamo averne. E non avevo considerato che nessuno vede chi va a rispondere al sondaggio e quindi magari può esserci un'onestà maggiore rispetto a quando una domanda del genere viene posta al bar, viene posta di fronte a tutti. Partiamo col dire che gli stereotipi sono assolutamente normali, che tutti noi li abbiamo e questa è la cosa interessante. Ci aiutano ad analizzare la realtà che ci circonda perché gli stimoli che abbiamo sono veramente infiniti. Anche solo essere in mezzo a un prato fa sì che noi sentiamo il rumore dei grilli, sentiamo il rumore, non lo so, degli uccellini che cinguettano, vediamo l'erba che si muove, dobbiamo stare attenti che non ci arrivi il biscio a morderci. Insomma, ci sono tantissimi stimoli in qualunque situazione, non solo quello che l'altra persona ci sta dicendo nel momento in cui andiamo a operare una conversazione. Quindi uno stereotipo è uno schema che ci aiuta a decidere quali questi stimoli sono rilevanti e anche a classificarli più rapidamente, perché ci sono diversi tipi di pensiero, c'è un pensiero più razionale, più ponderato, che ci porta a valutare con maggiore attenzione tutte le informazioni che ci circondano e quindi ad allontanarci da questi stereotipi, ma non può essere utilizzato sempre perché richiede tantissima energia per poter essere utilizzato, serve anche concentrazione, se uno stanco fa molta più fatica ad utilizzare un pensiero più razionale, un pensiero che va ad analizzare tutti i pro e contro della situazione, tutte le sfumature, rendersi conto eccetera, e soprattutto non è possibile da utilizzare sempre in tutte le condizioni, perché se volessimo farlo per bene, se volessimo farlo esperto, dovremmo andare ad analizzare tutti i possibili elementi che vanno a contribuire a quella determinata situazione, possiamo farlo su una e magari ci impieghiamo anche mesi per riuscire a capire cosa sia giusto, cosa no in quella determinata situazione, soprattutto quando non siamo esperti, quindi dobbiamo recuperare una marea di informazioni e ci fa perdere un sacco di tempo. Chiaramente non possiamo farlo per tutte le cose, quindi ci saranno argomenti, ci saranno cose, ci saranno conversazioni in cui per forza dobbiamo agire per stereotipi perché è l'unico modo che ci consente di navigare la vita di tutti i giorni. Posto che chiunque di noi ha stereotipi, quindi la risposta preferibile in questo caso era sì, perché dire no significa non mi rendo conto dello stereotipo. E una cosa importante che è stata rilevata anche dalle ricerche è che nel momento in cui siamo consapevoli di avere uno stereotipo possiamo anche combatterlo, se non ne siamo consapevoli non possiamo farlo perché siamo convinti appunto di non averne. E quindi l'essere consapevole dell'avere uno stereotipo fa sì che non agiamo in base a quello stereotipo. Qualcuno mi aveva detto sui commenti io non ho stereotipi perché cerco di combatterli, perché faccio il possibile dopo per non agire in base a questi. E attenzione però che non lo facciamo sempre, cioè ci saranno situazioni, ci saranno magari non del tutto, però in parte ci adeguiamo al nostro stereotipo, che ci piaccia o meno, e quindi forse essere ancora più consapevoli, pretendiamo a sottostimare proprio la quantità di affidamento che noi facciamo su questo stereotipo, e quindi è una cosa direi importante da sapere nei momenti in cui andiamo a interagire con persone che magari non ci piacciono e che forse c'è anche il nostro stereotipo di base. E qualcun altro mi aveva scritto: io vado ad analizzare le persone, mi approccio a loro senza avere stereotipi, però dopo me li riconfermano. Ecco, questo è un pregiudizio di conferma, è stato studiato anche questo, cioè che noi tendiamo anche inconsciamente a comportarci nei confronti di quella determinata persona in un modo che può portarla a confermare il nostro stereotipo. E ripeto, non è una cosa che facciamo consapevolmente, è una cosa che però succede, e quindi quando una persona ci sembra troppo perfettamente all'interno di questo stereotipo, in genere è perché effettivamente ci abbiamo messo del nostro, l'abbiamo un po' spinta all'interno di quello stereotipo, quindi forse è il caso di fare un po' di attenzione anche su questo.
Qualcun altro mi diceva, beh, penso proprio che chi sostiene di non aver pregiudizi o è protervo o conosce se stesso talmente poco che anche sostenere di non averne è un pregiudizio. E qui ci ho messo il cuoricino perché è una cosa che condivido, cioè era il messaggio che volevo lanciare alla fine con questo discorso. E allo stesso tempo ho trovato interessante come a differenza di altri sondaggi, qui ci sia stata più gente che si è sentita in dovere di giustificare la propria risposta, sia in positivo che in negativo, quindi sia chi ha votato sì che chi ha votato no. E ad esempio, appunto, in questo caso io ho votato sì, ho pregiudizi, però è perché gli altri sono sbagliati. Adesso sto estremizzando, non voglio dire che è una brutta persona, per dopo passa sempre questo messaggio: ha sbagliato, è una brutta persona, ecco, possiamo attaccare lui. Non è assolutamente quello che voglio fare con il mio canale. Voglio dire, attenzione, che ogni cosa può essere vista sia da un punto di vista che dal punto di vista opposto. Insomma, non abbiamo la verità assoluta, non c'è la risposta giusta in assoluto, non c'è la risposta sbagliata in assoluto, e anche quando cerchiamo di renderci migliori è perché è una tendenza umana, cioè noi cerchiamo le nostre soluzioni, cerchiamo la nostra via, cerchiamo la nostra strada, cerchiamo quella che è la nostra filosofia di vita, e nel momento in cui l'abbiamo trovata tendiamo a ritenere che sia anche la migliore, che tutti dovrebbero adeguarsi perché abbiamo messo tantissimi sforzi per riuscire a raggiungerla, e quindi non può essere qualcosa di sbagliato, se no tutti i nostri sforzi sono stati fatti per niente. E allo stesso modo, chi ha votato no, magari dopo leggendo i commenti si è reso conto e mi fa: io ho scritto no, non perché non abbia le mie opinioni su categorie di persone, perché ho l'abitudine, laddove è possibile, di verificare se le prime impressioni sono corrette o meno. Quindi si ritorna appunto al discorso di prima, attenti a come verifichiamo le prime opinioni, perché non è detto che noi andiamo a verificarle senza pregiudizi, senza stereotipi anche in questo caso. La mia riflessione nasceva appunto dal fatto che questi sono commenti che ricevo sotto ogni video, con versioni estremizzate, in cui mi sembra che ci sia sempre questa volontà di essere dalla parte dei giusti. Noi siamo quelli che studiano contro gli ignoranti. E mi colpisce però vedere che sia una cosa trasversale, cioè che indipendentemente dall'opinione sono sempre gli altri sbagliati, sono sempre gli altri che non hanno compreso la situazione. E mi colpisce tantissimo vedere che sotto magari un mio video in cui argomento una determinata cosa, tutti soddisfatti, tutti concordi, vado sotto il video di una persona che sostiene l'esatto contrario, anche lì tutti soddisfatti, tutti concordi, e non so quanto ci rendiamo effettivamente conto di questa cosa. Magari io la sento in maniera particolare perché seguo tanti canali diversi con tante opinioni diverse, e mi rendo conto che c'è sempre questa adeguarsi, questa aderenza all'opinione che viene portata in quel determinato video. Ma penso che se oggi vi parlo di questo e porto questa opinione, poi domani, magari non domani, ma tra un mese, 2 mesi, 3 mesi, vi porto l'opinione opposta, magari chi non si ricorda di questo video: sì, tutti brutti, cattivi, quelli che hanno stereotipi, che hanno pregiudizi. E questo non può non portarmi a riflettere, perché mi rendo conto, primo, di quanto sia facile influenzare l'opinione delle persone che si hanno di fronte anche attraverso uno schermo, e seconda cosa, di come basti spostarsi da una bolla all'altra per avere opinioni diametralmente opposte, di come si pensi che siano sempre gli altri ad avere pregiudizi, ad avere stereotipi, ad agire in base a questi, mentre noi siamo le persone che li verificano, che noi controlliamo sempre. È improbabile che noi abbiamo ragione tutte le volte, è improbabile che noi effettivamente riusciamo a fare questa analisi tutte le volte così approfondita, perché appunto non c'è il tempo, non è umanamente possibile. Quindi appunto era per ricordare che anche noi stereotipi ne abbiamo, che anche noi pregiudizi ne abbiamo, che sia nei confronti del complottista, che sia nei confronti della persona che fa il narcisista su internet. Anche questo, diagnosticare tutte con problemi mentali, brutto cattivo che è narcisista, brutto cattivo che va a portare eccetera, li trovo un po', non so, mi fanno cadere le braccia. È una delle cose che mi porta anche ad allontanarmi, a cercare di fare una qualunque tipo di riflessione sul web, perché mi pare che le risposte siano sempre di questo tenore, sempre ammesso e non concesso che arrivino, perché tante volte succede anche quello. Cioè che mi si mette il mi piace, mi sembra bravo, ok, ci sono, però senza una volontà di fare quel passo in più, quel passo che volevo lanciarvi io col canale. Ecco, questa è la riflessione di oggi, con questo vi vado a concludere. Noi ci sentiamo tra qualche giorno per il nuovo video. Nel frattempo auguro a tutti una buona giornata.